Buonasera amici e benvenuti a Salottino Blues, questo è Ticket to Ride, un format inventato dal mio ormai amministratore delegato del Salottino Blues, Massimiliano Zorzato, e il mio ufficio stampa, Alessandra Pennetta, che ci ha fatto conoscere un'artista fantastica, Noemi, ciao! Ciao, grazie. E innanzitutto volevo salutare e ringraziare Massimiliano e anche te per la disponibilità e anche la gentilezza. Ma ci mancherebbe, noi quando abbiamo la possibilità di intervistare o comunque di chiacchierare con degli artisti giovani poi come voi, per noi è solo un piacere. Quindi noi ti abbiamo seguito un attimino sui social, beh, lavori molto bene, a parte la voce fantastica, complimenti, bellissima voce. E poi ho sentito i tuoi singoli un po' su Spotify, perché ho visto che tu ci sei molto su Spotify. Belli i tuoi singoli, mi piace tanto Invisibile, bellissimo. Grazie. È la canzone che un po' più mi rappresenta, perché mi rappresenta come sono, il mio modo di fare, il mio carattere. Bella, molto bella, mi piace, fatta bene, lineare, bella. Insomma, è piacevole da sentire. Anche le altre, perché anche le altre sono molto belle, però Invisibile mi è piaciuta in assoluto, veramente. L'ho sentita poi anche stasera mentre ero a cena in cuffia, mi sono ascoltato il tuo brano. Senti, tu quali studi hai fatto a livello musicale? Vabbè, io ho iniziato molto da piccola in realtà, perché mia mamma mi sentiva canticchiare ovunque, canticchiavo in macchina, in casa, sempre. E quindi mi ha iscritto verso i 3-4 anni al coro delle Voci Bianche e poi ho sempre continuato, non ho mai smesso. Dopo un po' di anni ho iniziato anche a suonare la chitarra, che in realtà l'ho sempre un po' usata come accompagnamento alla voce. E poi nell'ultimo anno ero indecisa su cosa scegliere nel mio futuro, di cosa fare dopo le superiori. Ed ero indecisa tra il CPM, che è una scuola di musica a Milano, e medicina. E allora ho unito le cose e faccio sia medicina che il CPM online. Adesso faccio il secondo anno col CPM quest'anno. Caspita, CPM è tanta bella cosa, il CPM. È veramente una scuola molto importante. Da lì ne sono usciti veramente degli ottimi musicisti, anche perché è veramente una bella scuola completa. Brava, sì, sì. Ottima scelta. Poi, caspita, musica, medicina, cioè proprio tanto. Due cose diverse, ma ero indecisa, alla fine ho deciso di fare entrambe. E via, così rompiamo il ghiaccio e impegniamoci fino in fondo. Caspita, un bel impegno, perché so che medicina poi, insomma, sono degli studi abbastanza importanti, pesanti. Sì, devi prenderci un attimo il ritmo all'inizio, soprattutto. Quando esci dalle superiori iniziare, però dopo un po' che ci prendi il ritmo. Vabbè, dai. Va a periodi, c'è la sessione, quella un po' più, però durante le lezioni sei un po' più tranquilla. Ah, meno male, meno male. Senti, il chitarrista che ti ha ispirato di più, tra tutti quelli che magari sei andata a cercare? In realtà non ho mai ascoltato ne hai. Chitarristi. Fantastico. Chitarristi, ascolto più musica cantautorale di solito. Ah, però, quindi, molto bene. Del genere cantautorale? Vabbè, io ascolto un po' tutti i generi di musica in realtà, okay. Però maggiormente ascolto indie pop. Ah, bello. Questo genere qua, ad esempio ascolto molto i Pinguini Tattici Nucleari, che mi piacciono molto per la semplicità, però hanno i testi che sono molto pensati, secondo me, anche se sono semplici. Poi ascolto anche Billie Eilish, che mi piace per il modo in cui spazia, perché passa da canzoni molto sussurrate a canzoni molto invece molto ritmate. E poi ascolto, non so, Gazzelle, persone così. Fantastico, cioè proprio spazi a 360 gradi. Proprio. E poi in realtà dipende, perché io ascolto praticamente musica tutto il giorno. C'è una cosa anche strana da dire, che tutti mi chiedono come faccio, che io non riesco a studiare senza musica sotto. E ma tutti, beh, mi dicono, ma se lo facessi io mi distrarrei. E invece io ho bisogno della musica sotto e anche di cantarla. E quindi ascolto, dipende dal momento, ascolto un po' di tutto.
Bene, ti concentra proprio. Sì, non riesco a fare una cosa e basta, devo fare qualcosa. Fantastico. Bello, molto molto bella questa cosa. Senti, la tua chitarra preferita? Allora, l'ultima chitarra che ho comprato io era un Epiphone semiacustica, però credo che la mia chitarra preferita siano le Gibson semiacustiche, Ah, quelle. beh, tanta roba. Molto molto belle. Beh, insomma, bel livello di chitarra, ecco, che insomma, sono impegnative. Come strumenti, però danno una sonorità fantastica, molto tonda, fantastica questa cosa. Senti, io ho visto appunto dei tuoi pezzi, dei tuoi brani su Spotify e uno che mi è piaciuto veramente tantissimo è Invisibile. Da dove nasce questo pezzo? In realtà i miei pezzi non è che nascono in un momento preciso, in quel momento lì volevo scrivere, avevo voglia di scrivere e quindi mi ero messa lì, mi sono messa a cercare un giro di accordi, poi con la voce mi sono messa a canticchiare delle melodie, poi le registro e le unisco e avevo scritto il testo sopra questa melodia, prima faccio una sorta di ricerca. E poi unisco le varie idee che ho e ci creo un testo. E diciamo che con questa canzone volevo appunto rappresentare me stessa, quindi il modo in cui mi sento. Però, bello questa cosa. Ma infatti è molto bello come brano, è bello, lineare, mi piace, lo esprimi veramente molto bene. E adesso che hai detto questa cosa qui, coloro che andranno a ascoltare su Spotify il tuo brano diranno: ecco, questa è Noemi, questa è lei. Bellissima questa cosa. Senti, tu hai qualche idea di futuro di qualche tua tournée o vuoi continuare sempre su Spotify e social? Oppure vuoi fare qualcosa in live? A me piacerebbe in realtà suonare in live e finché ero a casa, perché poi per l'università mi sono dovuta trasferire, e io facevo dei contest in realtà locali che però ti permettevano comunque di suonare in live, quindi li facevo spesso e anche tuttora in realtà torno a casa molte volte per farli. E qua in zona invece dove adesso vivo non sono ancora riuscita a trovare qualcosa per fare musica live, però in realtà mi piace suonare live. Ah, oh, molto bene. Beh, Milano però offre anche tanto, è una bella piazza. Eh sì, Quindi. però il CPM lo faccio online, in realtà medicina la faccio a Sassari, quindi Ma dai, sarebbe. al mio paese? Cioè, al mio paese, io vabbè, sono in provincia di Sassari. In realtà, il mio paese da Sassari sono 130 km. Sono sempre sulla costa, io sono vicino a Porto Cervo, abito lì, cioè abito lì. Sono di lì, ma abito a Varese. Bella Sassari. Ma però Sassari tu la fai proprio, cioè in presenza? Ma Devo, sono obbligata a farla in presenza, non puoi quindi. saltare lezioni. Io Ma caspita, quindi tu vivi a Sassari? Ti vivo Sassari. invidio. Ti invidio tantissimo. Perché è una bella città, almeno. Per me è una bella cittadina, insomma, non è. Però dai, anche Sassari, come cittadina musicale, non offre abbastanza. Poi c'è Alghero vicino. Io ancora non sono riuscita a trovare qualcosa. Alghero diciamo che forse sì, i posti vicino sì, perché Sassari secondo me è vista molto come città universitaria, Sassari-Sassari, perché alle università ci sono molti studenti e il problema tipo di spostarsi da Alghero è il bus, comunque sono 2 ore di bus. Sì, mi ricordo questi tragitti, me li ricordo, sono abbastanza problematici da Sassari ad Alghero, che in tutto sommato non sono neanche tanti chilometri, non è neanche tanto strada, però purtroppo Un giro strano. In treno sì. ci mette meno. In treno adesso forse si mette meno perché hanno messo i nuovi treni, ma quando ero ragazzo io ci impiegava tanto lo stesso perché andavano più di 60 all'ora non andavano i treni, quindi facevi prima andare col Vespino da Sassari ad Alghero. Bello, bello, ma non sapevo che eri a Sassari, fantastico.
Senti, come ti trovi in Sardegna? No, in realtà mi trovo bene. L'unica cosa che mi dà un po' è il fatto di doversi spostare in aereo, quindi ogni volta che devo tornare a casa devo prendere l'aereo. Però in realtà come città è bella, è caldo, molto più caldo. Eh beh sì, certo, guarda, questo hai pienamente ragione. Non però lo sapevo neanche. Poi c'è il mare, bellissimo. Eh già, beh tu andrai a Platamona. A Sintino, la Pelusa, all'Argentiero, ho fatto un po' di giri. Hai fatto bene. Non sapevo che tu eri a Sassari, ma cioè, la maglietta, stranissima sta cosa. Vabbè, è stato un caso, fantastico. Senti, la tua attrezzatura musicale, tu cosa utilizzi? Solo chitarra acustica? Chitarra e voce, in realtà. Chitarra quando sono a casa, chitarra semiacustica, soprattutto nell'ultimo periodo, e voce, oppure anche chitarra acustica. E qua in realtà ho comprato una chitarra un po', diciamo, di battaglia, quindi non è una di quelle chitarre che costa estremamente tanto, e che uso, è una chitarra acustica. No, va bene, però per i pezzi che fai te io direi che super bene, cioè, ti si addice, cioè, proprio il classico cantautorato italiano, stile Fabrizio De André, stile questi grandi, no, della musica italiana. Bene, questa cosa mi ha fatto piacere, tante cose mi hanno fatto piacere chiacchierare con te, una di queste cose appunto che ti sta impegnando tanto all'università e credo che sia veramente difficile quello che stai facendo, impegnativo. Ma tu i brani quindi li registri, vabbè, chiaramente quando sei a casa a Milano. Ma io abito in realtà in Veneto, cioè a Vicenza. Ah, cioè proprio... sì. Proprio spazi proprio per tutta l'Italia. Ti faccio cose un po' diverse parti. Fantastico, va bene. Nel Veneto, quando sei a casa tua, cosa utilizzi per registrarti? Cioè, tu che attrezzatura utilizzi per fare le tue registrazioni? Vabbè, in realtà finché sto scrivendo il brano uso semplicemente il telefono, le note del telefono. Ok. Invece, quando per registrarle e produrle mi affido a David Campese, che in arte si chiama solo Hurricane, che diciamo dà un po' vita anche alle mie idee. Mi aiuta anche a capire come produrle e tutto. Ah, bene. In realtà bene. Non me le registro da sola. Ah, ok, quindi hai dietro comunque una sì. figura la quale ti segue, ti fa insomma la produzione e tutto quanto. Sì. Beh, insomma, anche perché, caspita, già è abbastanza tanto impegno tra la scuola, gli studi, scrivere i pezzi, se poi non avessi dietro qualcuno da una mano, insomma, diventerebbe veramente molto complicato, no? Molto complicato. Bene, e quindi adesso siamo arrivati a quanti singoli? 3, 4? 5 forse. 5? Quindi dai, andiamo per arrivare a un LP. Sì. Dai, caspita, 5 brani sono già importanti, non è semplice. Poi... ce ne ho altri in realtà scritti, che però devono ancora uscire, devo ancora produrli. Quindi, diciamo che lì, magazzinati, c'è un po' di lavoro, quindi 5 brani, caspita, tanto impegno. Tanto di più. Sono sei. Il lato A l'abbiamo già fatto. Quindi adesso ti manca il lato B. Tutti. Ma dai! Cioè quelli che sono usciti, perché poi ce ne ho molti altri che li ho scritti ma non sono mai usciti. Quindi devo pensarci a quelli che sono usciti e quelli... ecco, quindi quelli che sono ancora in produzione e quelli invece che sono già ormai su Spotify. Fantastico questa cosa. Beh dai, 6-7, sei, hai già fatto... su un vinile hai già fatto il lato A... e adesso ti manca il lato B, è interessante questa cosa. Senti, con gli studi di medicina sei agli inizi oppure insomma? No, sono al secondo, cioè inizio ad ottobre, secondo anno, proprio all'inizio. Però, caspita, tanto impegno. Bene, sono contento che ti impegni su questo genere, che poi medicina è un
come dicevo prima, c'è tanto lavoro dietro a fare, poi in Italia abbiamo bisogno di dottori, abbiamo veramente tanto bisogno. Oh, mi raccomando, non scappare anche tu come fanno gli altri. No, no. Resta con noi, che qua vedo che tutti si laureano in medicina, poi vanno all'estero e noi qua rimaniamo asciutti. Dai, fantastico. Senti, io direi che abbiamo fatto una gran bella chiacchierata, ho scoperto tante belle cose di te. Chiaramente noi qua poi al salottino metteremo tutti i tuoi link di andarti a sentire su Spotify, i tuoi brani. Adesso li vado a contare, così almeno sappiamo quanti sono. E niente, poi pubblicizzeremo anche su Facebook, perché ho visto che sei anche su quella piattaforma. Insomma, è bello vedere i giovani che si impegnano così tanto e lavorano sia nella scuola di studio e soprattutto nella musica. Ma però, come fai a coincidere CPM e medicina? In alcuni momenti è difficile, però alla fine mi piacciono entrambe, quindi lo faccio. Beh, vai. Diciamo che vabbè, la CPM ce l'hai online, quindi loro ti seguono un attimino in base ai tuoi tempi? E ho le lezioni, l'anno scorso era una volta a settimana, quest'anno hanno il doppio delle ore, quindi immagino che sia due volte alla settimana. E poi in un periodo aggiungono un'altra lezione, perché hanno la lezione di canto per quasi tutto l'anno, mentre verso la fine si aggiungono le lezioni di air training. E praticamente le faccio online, poi sono anche molto disponibili, quindi magari, non so, un giorno ho un esame, se chiedo uno spostamento me lo spostano molto tranquillamente. Ah, che bravi, fantastici, gentilissimi. Sì. Bella, questa cosa è bella, cioè, è bella perché essendo una scuola di musica, quindi vuol dire, tra virgolette, che ci tengono molto al loro allievo musicista, e quindi lo seguono proprio per mano, insomma. Quindi se hai problemi, sì. Dai, bello, dai, questa cosa qua è fantastica, perché so che ci sono alcune scuole che anche comunque se fai online dicono guarda, l'orario è questo, il maestro c'è così e organizzati tu, mentre invece dai, loro non sono disponibili ai cambiamenti. Più volte ad esempio avevo un esame nel giorno in cui avevo lezione, ho chiesto di spostarlo il giorno prima o il giorno dopo e loro hanno sempre detto di sì. Fantastico, ma che bravi, bravi, ottimo, faremo una gran pubblicità al CPM di questa cosa, perché chapeau, meritano veramente tanto di cappello, bravi, perché so che hanno tantissimi alunni, quindi anche star lì a mettere a posto la loro agenda, spostare, fare per ogni alunno, credo che gli impegni tantissimo loro, però facendo questo sforzo si ritrovano con degli alunni come te che stanno facendo grandi cose nel mondo della musica, brava Noemi. Bene, mi ha fatto piacere conoscerti, questa bella chiacchierata, e vabbè, dai, spero che ci risentiamo più avanti quando magari sarai magari già quasi dottore. In bocca al lupo per la musica e in bocca al lupo per la scuola di medicina. Grazie. Ciao Noemi, buona serata e buon riposo. Anche a te, ciao, grazie. Ciao.